Sapere che è successo, eh? No, tu dimmi com'è potuto succedere. Non lo so. Sarà stata la nebbia. Ah, la nebbia, eh? Bella spiegazione, la nebbia. Quello ci doveva portare al cambio. E invece si perde gli uomini per strada, così. Ma che ci vuole fare la guida, eh? Infatti non ci vuole un cazzo far la guida. Non è mica che se due si fermano mezzo minuto a pisciare, uno molla e li lascia lì, no? Dico bene? Dico bene, Sera? Sì, dici bene. Magari a voce un po' troppo alta, ma dici bene. Situazione di merda. Chissà dove siamo finiti qua. Magari siamo più vicini alle linee loro che alle nostre. Tu che ne sai? Eh? Che ne sai? Magari invece ci siamo proprio dentro. Certo che è un sollievo parlare con te. Cazzo, sembri il pessimista della barzelletta, mi sembra. Che barzelletta? Quella della differenza tra ottimista e pessimista. L'ottimista dice, non potrebbe andare peggio. Il pessimista gli risponde, potrebbe, potrebbe. Non l'ho capita. Me ne dai uno? Dai. Ancora! Dai. È un vizio bruttissimo, eh? Finché me le dai. Ma come facciamo a vincerla sta guerra se le guide si perdono gli uomini per strada? Me lo sai dire? Perché non cerchi di dormire un po'? È quasi l'alba, basta. Dormire, questa è una grande idea poi. Dormire. Sì che passi per una persona intelligente tu, eh? Dormire. Siamo nella merda, Zera, e tu mi dici di dormire. Rilassati. Ce la caveremo. La caveremo, sì. Lo so io come rilassarmi, eh? Guarda qua, eh? È una stazione fantastica. Eh? Allora sei scemo, spegni quella merda. Chi è? No, Bruce! La devi spegnere, capito? Non mi fa girare i coglioni, Cicchi, spegnila. C'è un po' di musica, Zera, musica. Cicchi, la spegni? È solo musica. Zitta! Tu sei malato in testa proprio. Ma che ti prende? Un po' di musica, non ha mai fatto male a nessuno. Non azzardarti a riaccenderla, hai capito? Perché sennò che fai, eh? Mi spari? Poi quelli sentono il botto e sei fottuto pure tu, fratellino. No, Cicchi, io ti strozzo. Se l'accendi ancora ti strozzo e guarda che non scherzo. Metti via quella merda. Comunque ti caghi sotto pure tu. Ti chiudi quella fogna, eh? A me basta questo, che ti caghi sotto più di me. Cicchi! Vaffanculo! Zera! Eh? Ma vaffanculo tu, va! Cicchi, guarda dove siamo capitati. Oh, porca puttana, me lo sentì!
immagine, zero! Non mi lasciare qui! Se c'è una cosa che mi fa paura, a me è la solitudine! E che mi tocca crepare qui, solo come un cane! La guerra è un'inculata, Zera. È un'inculata. Lo sapevamo, no? Ti dicono non ci pensare, combatti. E tu combatti. E non ci pensi. Vedi gli altri crepare. E ti illudi che magari tu la sfanghi. Perché qualcuno che la sfanga c'è sempre, no? E perché noi allora? Perché noi siamo quelli che crepano, Zera, sempre. Quelli che si perdono nella nebbia. Quelli che la guida non torna indietro a cercarli. Cazzo, sta attento, coglioni! Mi è scivolato. Non toccare niente, novellino, guarda che può essere minato. Che cazzo c'hai, novellino? Te la fai sotto, eh? No. E poi mi chiamo Nino. Nino? Nino il novellino? Mi è capitato proprio un bel compagno. Dai, forza. Mi è venuta un'idea. Adesso tu prendi questa merda e lo porti là. Mi hai capito? Perché? Adesso tiralo su. Tiralo su, forza. Fermo così, fermo. E adesso, dato che abbiamo un sacco di tempo, ci divertiamo un po'. Guarda. Made in EU.
Bella di papà. Secondo te questa che cazzo è? Una mina. Negativo. Questa non è una semplice mina. Questa è una mina balzante. Hai capito? E quando ci passa sopra la forza viva, come si dice nel gergo militare, lo sai che cosa succede? Scoppia. Negativo. Questa non esplode. Molla questo figlio di puttana. Dai, mollalo. Cazzo, mollalo, novellino, non succede niente. Ma quando la forza viva alza il piede, allora questa bastarda schizza su fino a un metro d'altezza e lì sì che esplode. Boom! 2000 pallini di piombo che distruggono tutto nel raggio di 50 metri. Sta a vedere. C'è la sicura! C'è la sicura, coglione! Ma non la devi mica toccare finché non ci hai sistemato bene il corpo sopra. Altrimenti sei fottuto tu, non loro. Dai, adesso dai un senso alla tua presenza in questo cazzo di guerra. Forza, tira questo spago. Perché Dio? Novellino, se c'è il corpo sopra non succede niente. Forza, leva questa sicura. Dai, con calma. Non ce la faccio. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Lo sai che questo scherzetto l'ho inventato io? Così, quando questi figli di puttana vengono a riprendersi il corpo, se ne vanno all'inferno insieme a lui. Non l'hanno mica ancora scoperto. E beh, quelli che lo scoprono non possono andare in giro a raccontarlo a nessuno. Questo è bello. I morti sono pieni di segreti. Dai, novellino, che poi magari più tardi ne piazzi una tua, tutto da solo. Pare che dormo. Perché è fresco, ma con questo caldo si guasterà presto. Rilassati. Dobbiamo aspettare la notte per tornare indietro. Più tardi piazziamo le altre. Ma che cazzo c'è? Dov'è il fucile? Ma quale fucile? Come siete arrivati fino a qui? Strisciamento. Allo scoperto! Non dire cazzate! Lo giuro! I vostri, la mattina hanno il sole negli occhi, non possono vederci. E la mappa? Che mappa? E la mappa della Bolivia, coglione, la mappa delle mine. Ah, non lo so. Dov'è? Lo giuro, lo giuro. Io non so niente di niente, lo sapeva lui. Io sono stato mobilitato 3 giorni fa, lo giuro. Svuotati le tasche. Tutto qui. Spogliati. Eh? Spogliati. Ma perché? Perché io ho il fucile e tu no.
Cerca di capire bene chi è che comanda qui. Avanti, spogliati. Forza, forza! Sali da sopra adesso. Da sopra, forza. Togliti la maglietta. Sali. Forza! E adesso alzati in piedi. Sventola la maglietta, grida! Ti devono vedere da tutti e due i fronti. Fallo, se no ti sparo io, giù. Fallo! Oh, cazzo di più! Spostati da lì! Spostati! Grida, grida, se no ti ammazzo, grida! Di più! Aspetta, aspetta, la maglietta, così! Più convinto! Cazzo c'hai da guardare, eh? Ti rispedisco di sopra? E poi guarda che erano i tuoi che sparavano, non i miei. Sì, perché i tuoi non sparano mai. Senti, non t'azzardare a fare paragoni, capito? Non l'abbiamo cominciata noi, sta guerra. Ah, no, no, l'abbiamo cominciata noi. No, certo, sta a vedere che l'hanno cominciata i Khmer Rossi adesso. Non sapete fare altro che guerre voi. Noi facciamo le guerre. Ah no, certo, dimenticate, voi siete un popolo di santarellini, vero? Siete tutti pacifici voi. La Serbia fino al Pacifico, chi l'ha inventata questa? L'ho inventata io. Ah sì? Perché la vostra televisione allora fa vedere i nostri villaggi in fiamme, poi dice che sono i vostri e che li abbiamo bombardati noi. E perché voi non bombardate mai? No, certo, siete il popolo celeste. Non venire a dirle a me queste stronzate, capito? Basta vedere come trattate i morti, bella roba. Che c'entra? Quella lì è un'altra cosa. Ah, quella è un'altra cosa. E quale sarebbe la cosa, allora? Sentiamo, dai. Saccheggiare, eh? Scannare. Stuprare. Ma di che parli? Di te e della tua gente, stronzo! Senti, io sono stato mobilitato 3 giorni fa, non ho ancora visto niente da qua. Ma io ho visto, io l'ho visto il mio villaggio bruciare. E ti assicuro che non sono stati i nostri bruciati. Ma non lo so, non c'ero. Ma io c'ero, ho visto, mi è bastato. Ah sì? E allora i nostri villaggi non sono stati bombardati, no? La nostra gente chi è che l'ha ammazzata, eh? Chi? Che cazzo, non so, magari vi siete ammazzati da soli. Non erano i tuoi che sparavano poco fa? E allora? Ma hanno sparato soltanto perché senza la divisa non mi hanno riconosciuto. Io sto a perdere tempo a parlare con un pezzo di merda come te. Eh? Vai. Ma cosa va spronto a distruggere sto paese? Eh? Non c'era abbastanza spazio? C'era abbastanza spazio per tutti. Sì, perché l'abbiamo distrutto noi adesso. Sì, voi, voi. Tu sei pazzo. Voi avete voluto separarvi, no? Non noi. E per forza che ci siamo separati. Voi avete cominciato la guerra. Cosa? Noi abbiamo cominciato la guerra. La guerra l'avete cominciata voi. Che cazzo dici? L'avete iniziata voi, lo sanno tutti. No, la guerra l'avete cominciata voi. La guerra l'avete cominciata voi, punto e basta. L'avete cominciata voi, quando vi siete separati. Siete voi che avete cominciato. Voi avete voluto separarvi. Siete stati voi. E allora avete cominciato la guerra. Chi è cominciato la guerra? Voi l'avete cominciato, e non dire altre stronzate, se no mi fa incazzare davvero, capito?
noi abbiamo cominciato la guerra. Vaffanculo, va. E adesso? Che si fa? Niente, aspettiamo che arrivi il buio. E poi? E poi se sei ancora vivo? Sì? Sì. Ti farò strisciare oltre le linee. Che linee? Che linee? Le nostre, no? Sei mio prigioniero. Ma perché non mi lasci andare? Non dire altre cazzate. Ma è vivo! Sera! Sera, cazzo! Sei no! No! Stai dietro! Stai giù! Sera, non ti muovere! Non muovere la testa, non muovere niente! Okay. Non ti muovere, Sera! Non ti muovere! Hai una mina sotto, Sera! Che cosa? Hai una mina sotto il culo, stai fermo, stai fermo! Non ti muovere, Sera! Se ti muovi, saltiamo tutti per aria, non ti muovere! Stai scherzando? E ti pare che ho l'aria di uno che sta scherzando? Eh? Oh, tu, forza! Disinnesca! Disinnesca la mina! Non lo so fare. Mi stai prendendo per il culo? Disinnesca questa cazzo di mina, sennò ti sparo io! Non lo so fare! Se ci provo, saltiamo tutti in aria! Cicchi, dove siamo? Lo vorrei sapere anch'io, Zera. Siamo in mezzo a una specie di terra di nessuno. Prima i serbi hanno bombardato, io credevo che tu fossi morto. Ma perché sto su una mina? Perché poi sono arrivati due di loro in perlustrazione. T'hanno creduto morto. T'hanno ficcato una mina balzante sotto il culo. Così quando i nostri venivano a ritirarti su, restavano tutti accoppati. Hai capito che belle idee che gli vengono a questi figli di puttana? L'altro dov'è? L'altro l'ho accoppato, sta là. Bene. Ammazza anche questo, Cicchi. Ammazza questa bestia, dammi il fucile che lo faccio io, però ammazzalo. Ammazza! No, non lo ammazzo, Zera, l'avrei già fatto, no? Non siamo mica bestie come loro, noi. Poi potrebbe pure tornarci utile. Vai a prendere la bonaccia dell'acqua, forza. Dai, forza, portala qui. Svita il tavolo, portala lì. Dietro, dietro. Infila i pantaloni, tieni occupate le mani. Do un po' d'acqua, se... No, sta giù con la testa. Non te ne posso dare di più perché non so dove sei ferito, capito? Dov'è che ti fa male? La testa. Credo il braccio. Oddio, la testa mi scoppia, Cicchi. Vabbè, ma quello succede anche a me, per via delle esplosioni. Il braccio dov'è? Non lo so, non riesco. No. Guarda. Lì. Tranquilla. Vedrai che non è niente. Sarà come a me, una scheggia, sì, striscia. Piano, però, piano. Adesso ti slaccio qua. Piano, piano. Ci hai avuto culo, Zera. Dici? Io credevo che tu fossi morto. Piano, 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 piano. Cazzo vuoi fare adesso, eh? Niente, aspettiamo che venga il buio. Beh, me lo fai fasciare, è ferito. No! Che fai?
sigarette. Ah? Da qua! Beh, me ne dai una. No. Perché? Perché io il fucile tu no, siediti! Siediti! Me lo fai fasciare? Siediti! E alza le mani! Allora, chi è che ha cominciato la guerra? Eh? Oh, dico a te, chi è che ha cominciato la guerra? Noi. Giusto, voi avete cominciato la guerra! Ma chi se ne frega chi ha cominciato la guerra? Tanto siamo tutti nella stessa merda, no? Dammi una sigaretta piuttosto. No! Dammi una sigaretta! Cazzo, dagliela, che ti agita, no? Butta il fucile, stronzo. Buttalo. Se lo butto lui mi ammazza. Siamo su una mina, ti ricordi? Butta il fucile. Se non lo butti, io mi alzo e ce ne andiamo tutti quanti a fare in culo. Buttalo. Cazzo, buttalo, che quello è capace di farlo davvero, sai? Buttalo. 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 Adesso. Cazzo, buttalo. Adesso, adesso! Cicchi, prendi il fucile. Sì. Cazzo di te che ti vengono, sera! Alzati! Beh, te ne vai? No, un momento. Se mi alzo, che succede? Come che succede? La mina scoppierà. Che cazzo dici? La mina scoppia quando togli il peso. Ma se ci resto sopra io, come vuoi che esploda? No, 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 aspetta un momento, sera, ragioniamo. Ma ragioniamo di che? Aspetta, ammazzo davvero, aspetta, eh? Ragioniamo. Vai via, ragioni tu, dai. Se lui dice che la mina scoppierà e la mina l'ha messa lui. No, no, non l'ho messa io la mina, no. Vabbè, non l'hai messa tu, ma è uguale. Se dice che scoppierà, una ragione ci deve essere, no? Che ne sai di queste mine? Niente. Ah. So solo che quando togli il peso scoppiano. Sì, ma tutto il peso basta levarne solo un po'. Ma so. Siete paranoici, come volete che esploda se ci sto sopra io? Sera, ma ti stai zitto, eh? Dobbiamo ragionare. Lui si alza, va bene? La questione è... La mina se ne accorge? La mina se ne accorge. Ma che cazzo dici, Cicchi? No, lui si alza, la mina non se ne accorge, ma... certo, fila tutto liscio. Cicchi. Ma se la mina se ne accorge, se sente la differenza di peso. Cicchi. Scatta la bolla, scoppia e noi ce la prendiamo tutti nel culo. Cicchi, non vorrai mica lasciarmi questo figlio di puttana sdraiato sopra, aspetta. Sta zitto, Zera, sta zitto, lasciami pensare un po'. Quanto pesi tu? Tu quanto pesi? Ma cosa c'è? Quanto pesi? 120? 107 pesi. 107, tu? 71. Cicchi, ammazzalo, perché se mi deve restare sdraiato sopra io allora mi alzo! Cazzo, ma ti stai zitto! Cazzo! ...178, la somma fa 178... Ma non mi rompere i coglioni pure tu! Secondo me non scoppia. Oh, meno male! Ma potrebbe, lo capisci che potrebbe? Solo che io penso che il tuo peso è quello prevalente. Per cui se lui si alza, la mina non dovrebbe scoppiare. Tu che dici? Penso anch'io. Che cosa pensi? Che non scoppia. Allora perché non l'hai detto prima, coglione? No, io dicevo di pensarci. Vabbè, ci ho pensato io adesso, eh? Forza, alzati. Sì, però tu butta il fucile, eh? Va, forza, alzati.
Ziki, allontanati, non stare lì. Ma se abbiamo detto che non scoppierà? Va bene, ma tu intanto allontanati, no? Cominciata la guerra? Che cazzo c'entra adesso, Zera? Te! Noi! 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 L'abbiamo... Ziki! Non se ne è accorta! Benedetti i tuoi 107 chili, Zera. Ma che cazzo stai facendo adesso? Spogliati. Eh? Spogliati. Torniamo lassù, però tutti e due. Ma sei scemo? Ma se ci hanno sparato poco fa? Sì, m'hanno sparato, perché ero da solo. Ma se torniamo tutti e due capiranno. E poi non abbiamo altra scelta. Soprattutto per lui, ci vuole un artificiere qua. Ci vuole una tregua. E se non capiscono e si mettono a sparare? Capiranno. Se andiamo tutti e due, capiranno. Hai un'altra idea? Ziki, cosa fa? Sta zitto. E cosa fa? Sta zitto. Ma dimmi cosa fa. Sta zitto, non mi rompere i coglioni. No, sto cercando una soluzione. Sta zitto. Non sparano. Lo sai che vuol dire questo? Che hanno capito che qui c'è un bel casino. Adesso da tutti e due i fronti chiameranno i caschi blu dell'oro. Chi? I puffi. I puffi, sì, loro arriveranno con gli artificieri e si risolve tutto. Non sparano. Oh, oh! Non saranno le mie, spero.
Vabbè, io credevo che tu fossi morto, Zero, te l'ho preso io. Tu derubi i morti, ma fai schifo, Zitti. Che palle, Tom, beccati la tua razione di carne per non rompermi i coglioni, va. Non spara. Tra me e te, lo sai cosa ci sarà di mezzo, eh? Un mirino ci sarà, te lo dico io. Piano, eh? No, ma è solo una strisciata, vedi? Cicchi, Cicchi. Come dicevo io. Cicchi, tienilo d'occhio. Quello? Sì. Figurati. Caga sotto. Sì. Un caga sotto che t'ha fottuto il fucile. Lo sai come lo chiamava l'amico suo? Novellino. L'hanno arruolato solo 3 giorni fa. Piano, piano, piano. Non sa neanche cos'è la guerra. Te l'immagini? Un serbo che non sa cos'è la guerra. Se tutti fossero come lui, lo sai dove saremmo io e te adesso? A un caffè. A Sarajevo. A sfotterlo e a prenderlo per il culo. È senza palle, senza palle. Non ha avuto neanche il coraggio di tirare la sicura della mina prima. L'amico si è pure incazzato. Se adesso arrivasse un sergente a dirgli che la guerra è finita perché abbiamo ragione noi, lui se ne tornerebbe tutto contento dalla sua mammina e continuerebbe a tirarsi le sue seghe. Aspetta che ti metto qualcosa sotto la testa. Sotto, sotto, sì. Ah, sotto. Oh, Zera, non chiudere gli occhi, non ti addormentare, eh. Qua se ti giri... Pst. Ma come vuoi che faccia a dormire con questa roba sotto la schiena? Si sa mai. Ma non ci riuscirei neanche se volessi. Ti tengo sveglio io. Cazzo. Perché proprio a me? Perché proprio a me? Perché proprio a me? Senti qua. No, no, Cicchi. Cicchi, per favore. È una stazione fantastica, 24 ore su 24 musica americana. Lo riconosci questo? Il principe. Sì, per piacere. Senti qua, senti qua, te l'alzo un po', No, aspetta. Musica, Zera, un po' di musica per rilassarti. Cicchi, per favore. Per rilassarsi. Mi fa schifo! Ti fa schifo Prince? No, Cicchi, mi fa schifo tutta la musica americana. E mi fa schifo la guerra, Cicchi! Mi fa schifo la mina che ho sotto il culo! Mi fa schifo tutto!
Vieni qua. Che c'è? Non lasciarmi morire così. Che palle che sei, zia. Che palle! Sono andato via, forse. Sono qui, no? Se tu muori, muoio anch'io. Ma va a cagare. Dai, era una battuta per farti sorridere, no? E sorridi un po'. Per prima, oh, per prima, lì. Vabbè, mi dispiace. Lascia stare. No, mi dispiace. No, hai ragione tu. La prossima volta che ci vediamo sarà attraverso un mirino. Comunque la tua idea è stata buona, eh? Buona. Speriamo che funzioni. Sì? Ehi. Cos'era? La musica. La radio. Ti sei portato la radio. Io sì, senza musica non riesco a stare. Ah. È a lui che non gli piace. Come sta? E tu come staresti a posto suo? Lo conosci da tanto. Dall'inizio. Da quando è iniziata questo schifo di guerra. E tu e quell'altro lì? Ah no, non so neanche come si chiamava. Tu sei di Bagna Luca, vero? Come lo sai? Ho visto i documenti prima, no? Io avevo una fidanzata a Bagna Luca. Ah, dai. Sì, si chiamava Sania. Anch'io conoscevo una Sania. Sì? No, ma la mia aveva due bocce qui che... Anche la mia. Era bionda. Alta. Sania. E poi la... c'aveva delle lenticini qua. Sania Cenci si chiamava. Dai. Perché la conosci? Andavamo a scuola insieme, andavamo. No! 4 anni, sei fino al diploma. Sera! Hai capito? Conosci quella Sania, quella di cui ti parlavo? Pensa. Già, ci avevo un fidanzato lì a Sarajevo. Eri tu! Eh? Eri tu! A Sarajevo? Sì! Ero io! Certo! Non proprio a Sarajevo, abitavo lì vicino. Era bella, eh? Bella, eh? Era uno schianto, l'altra che bella. Solo che era una femmina impossibile. Perché? Troppo orgogliosa. Ah già, sì, era orgoglioso, sì. Si faceva sempre i cazzi suoi. Pensa che una volta, per farmi incazzare, si è messa a raccontarmi che lei si era fatta un fidanzato a Bagna Luca e che se non mi stava bene, lei non sapeva che farci. Hai capito il tipo? Io non le ho creduto, No, no. Le ho dato 2 schiaffoni, però che ancora se li ricorda. Sania Cenghici! Quanto tempo sarà passato? Guarda, saranno... Che sarà? Saranno... 9, 10 anni. Eh sì, almeno. E che fine ha fatto? Lo sai? Dove è andata? Ah, sì. No, è andata all'estero. All'estero? Dove? Non lo so. All'estero. All'estero. E mi sa che alla fine ha fatto proprio bene, sai? Cicchi? Sì, arrivo. No, solo una cosa, così per curiosità, e non è che me ne freghi molto ormai, ma secondo te ce l'aveva davvero sto fidanzato a Bagna Luca? Ah no, no, che sappia io no. No, non ce l'aveva. Non ce l'aveva.
chi eri tu? Eh? Eri tu? No, magari. Dillo? No, eri tu. Io. Sarebbe una coincidenza di quelle, eh? Ti immagini? Siamo qui a spararci addosso in questo buco di fogna e magari negli stessi anni ci spartevamo la stessa donna. Beh, almeno avrebbe un senso massacrarsi, no? Come quelli, com'era? Quelli del cavallo di legno, i cosi, i greci contro il... Ah, la guerra di Troia! Sì. Era, no? Era. No, ma io non me la sbattevo mica, sai. Chicchi, che faccio? Vengo io. Che c'è? Sera, che vuoi? No, grazie. Si può sapere che hai da dirti con quello stronzo? Ma niente, conoscevamo quella stessa ragazza, quella Sania. Andavano a scuola insieme, capito? Lui ci si sfiniva sopra di seghe mentre io me la scopavo. Interessante. Sera, se la guerra si facesse a letto, io e te saremmo i capi del mondo, La sai una cosa, Cicchi? No, di. Mi dai ai nervi con le tue cazzate. Lo faccio per distrarci, Zera. Che vuoi, che ce ne stiamo in questo buco ad aspettare senza far niente? E allora vogliamo via di qui, almeno con la testa, eh? Via. Con le donne più belle che abbiamo avuto, eh? Agnese, Ines, Sania, via da qui, via. Anche tu, volatene via da qui. Beviamo, scopiamo, balliamo, con quella ragazzetta, quella bionda che mi hai fatto vedere nel tuo Cicchi, Cicchi! Arriverà qualcuno. Ma certo, vedi, non spara. Cazzo, sarebbe da stronzi morire così. E basta, e smettila di fare il pessimista, basta, no? Te l'ho detto, arriveranno i caschi blu, porteranno l'artificiere e in 5 minuti ti toglie questa mina dal culo. Io e te da questo posto ce ne andremo insieme. Sì, all'inferno ce ne andremo io e te. Oh, arrivano! Arrivano? Che t'avevo detto? Che t'avevo detto? Salve! Le armi non le prendiamo? No, niente armi, non facciamo cazzate. Hai visto? Uno è serbo e l'altro è bosniaco. Tranquilli, siamo venuti per aiutarvi. Era ora! Avanti, forza! Allora, che cosa succede qui? Qual è il problema? Ah, lui ha bisogno di aiuto. Forza! Fanno la fascetta, sono del loro profilo. È felice? Sì! Forza! Io mi chiamo Nino. Sì, io mi chiamo Nino, adesso. Forza. Allora. Oh, sto fermo! No. C'è una mina sotto. Una mina? Sì. Che cazzo? Aspetta. Una mina infilata. Aspetta. Se si muove saltiamo tutti per aria. Non ti avvicinare, no, non ti avvicinare. Come è possibile? Com'è possibile? Ecco. È questa qua. Ma questi sono pazzi. Quelli sono pazzi, eh? Guarda che bel regalino che gli hanno ficcato sotto. È un bordello. Qui c'è bisogno di un artificiere. Artificiere? Ha detto giusto, per queste merde ci vuole un artificiere. E in fretta anche. Sergente? Che c'è? C'è una chiamata dal comando. Ecco. Lo sapevo che ci avrebbero trovati. Senti, Pierre, dagli qualche cosa da mangiare, mentre io rispondo. E tieni questa, però, con attenzione. Una chiamata dal comando, capito? Adesso gli altri si risolvono. Arizona 2. In ascolto, signore, sì. Certo, siamo nella terra di nessuno. Abbiamo trovato una situazione molto difficile, ma adesso sembra essere tutto tranquillo. Sì, signore, però c'è bisogno di un artificiere qui. No, non ci ha autorizzati nessuno. Abbiamo visto dei segnali e abbiamo pensato che era meglio controllare se potevamo... Ma signore, certo che li abbiamo avvertiti.
Siamo andati nelle tue linee. Gli ufficiali in comando ci hanno garantito il cessate il fuoco per permetterci di intervenire, per... Signore, ho capito. Certo, signore, però qui c'è urgente bisogno di un artificiere. E se intanto per guadagnare tempo almeno io potessi... Ho capito, signore, però... Agli ordini, certo, ma... Allora, che dicono? Che dicono? Il capitano Giugua ci ha dato 5 minuti per tornare indietro. Dopodiché ha detto se arriveremo tardi ci farà arrestare. E perché? 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 Perché è stronzo, no? Vai. Beh, allora che succede? Scusate. Scusate, noi abbiamo ricevuto ordine di tornare indietro. Mi dispiace. Cosa? Sì, noi adesso... Adesso dobbiamo andare via, mi dispiace. E io? Ma andare dove? Oh! Aspetta. Ma dove cazzo? Aspetta. È la mina! Ce ne sta cazzo va? Ma poi guardate! Ma sentisse! Oh, ma che succede? Ma che succede? Lo mandate, sì o no? Aspetta. Senti. Se volete vi porto con me, va bene? Ah, sì! Ah, grazie tante! Ma vai a fare in culo, tu e l'amico tuo! Zitti, vai con loro! Eh? Vai con loro e torna con gli aiuti, vai! No, io resto qua, non mi muovo da qua. Resto qui con te. Aspettate! Io vengo con voi! Dove vai tu? Eh? Vado con loro. Scendi. A cosa vi servo qua? Primo, questo casino l'hai combinato tu. Secondo, se tu resti almeno i tuoi non ci sparano addosso. Scendi. Ti prometto che non mi spareranno! Ti prometto un pezzo di cazzo, tu scendi questa merda insieme a noi, scendi! Ti ho detto di scendere! Guarda che ti sparo io, stronzo! Cicchi! Guarda, glielo faccio da piccolo. Io ti sparo, stronzo! Mettiti in mitra! Io ti ammazzo! Fino a poi ti ammazzo, lo giuro! Ti avevo avvertito che avevo, stronzo! Lo sapevo che finiva in merda! Sto calmatevi! Calmatevi, noi adesso dobbiamo andare via! Ma poi torneremo, va bene? E quando? Quando tornerete? Un momento! Perché ci avremo adesso? Che senso? Sto facendo sangue! Questi si ammazzano e noi ce ne andiamo! È qui che hanno bisogno di noi! Sera, cerca di star tranquillo ancora per un po', eh? Che io... Adesso arriverà il buio. Io mi inventerò qualcosa. Sapessi almeno come funzionano queste mine di merda. Quante volte devo chiedertelo come funzionano quelle mine, eh? Ti ho fatto una domanda! Oh, Cicchi! Cicchi! Che si fa? Sta zitto, Zera. Sta zitto.
che fai? Non muoverti! Ho avuto una gamba, devo grattarmi, no? E adesso per una grattatina saltiamo tutti per aria. Sta fermo, ti gratto io. Gratta, gratta! Dove? Sotto la gamba, sotto il ginocchio. Qui, sotto, qua. No, dall'altra! Qua. Sotto, un po' più... Lì, lì, qua. Lì! 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 Gratta, Tranquillo. Oh. Ecco qua. No, 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 c'è chi... Stai andando un po' troppo su. Troppo su, più giù. No, un po' più in giù. Qua. E più sotto, sì. Ecco qua, qui. No, 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 un po' più in giù. Più giù qua. E... qua. No, 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 sotto. Sotto di qua. Ecco qua. Più giù, più giù. Qui. Più giù. Qua. No, no, un po' qui. Più in su. E qua. Sotto dall'altra... Sotto... Cicchi, non è difficile, è una gamba, giù e sotto, gratta, no? Qua, cazzo! Non lì, più qui, su, ecco sotto, qua. Sotto, Cicchi, sotto, non è su, è sotto! Lascia stare, lascia stare! Lascia stare, se non ti gratti da solo non passa. Beh, che c'è adesso? Che vuoi? Mi serve un cesso. Vabbè, pisciati nei pantaloni. È roba seria, Cicchi. E fa lo stesso. Sarà lo stesso per te. Mi sposto, mi sposto. No, caghiamo insieme adesso. Hai fatto? Aspetta. No, 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 non ce la faccio, non mi riesce così. Va bene, va bene, non farmi una tragedia, eh? La farai più tardi. Ecco. Cicchi. Sì. Fammi solo un favore. Sì, dimmi, sono qua. Spegni quella radio. Ma come, adesso che avevo trovato la stazione giusta? Spegnila. Sera, questa cos'è? La nostra vecchia, gloriosa musica, musica nazionale. Spegnila, no! Anche questa ti piace. A te la musica proprio, eh? Cicchi, guarda se arrivano. Se arrivano, sì. Cicchi. Vieni qua. Vengo qua. Che c'è, Zera? Che vuoi adesso? Dimmi. Prendimi la foto che ho nella tasca destra della giacca. Oh, era ora! Finalmente! Almeno ci si distrae un po'. Qui. Ecco. Wow! Cicchi, qua. Sì. Vabbè, 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 guardatela da sopra. Tu pensi che la rivedrò? Ma certo che la rivedrai. Non lo vedi, è già lì che ti aspetta. Ci farai gli stessi giochetti che ci facevi prima. No, anzi no, di no, più, Cicchi, perché la distanza aumenta il desiderio. È mia figlia! Cosa? Ah, è mia figlia, ti ho detto una palla. No, non è la mia ragazza, è mia figlia. Si chiama Janica, ha 16 anni. L'ho avuta da una compagna di classe del liceo. Poi dopo io e la madre non ci siamo mai sposati, così lei è cresciuta coi nonni. Però ha sempre saputo che aveva un padre, eh? Andavo sempre a trovarla, sempre. Solo che avevo 16 anni, Cicchi, 16. Mi ci è voluto un sacco di tempo prima di accorgermi che avevo una figlia.
E quando ho cominciato a portarla a pesca, a insegnarle quelle quattro cazzate che so, ma quando ha cominciato a crescere, no? Ecco, allora è scoppiata la guerra. La madre e i nonni sono serbi e sono scappati a Belgrado. E io non ho più sentito. Ah! Tu! Chichi! Ma che cosa? Basta! Che ti ho detto? Basta! Di terra stretta tra le due linee nemiche, quella serba a est e quella bosniaca a ovest. Come potete vedere i caschi blu sono già sul posto. Fermo! Non si può filmare qui. Ma lei chi è, scusi? Non lo sa che per filmare qui ci vuole l'autorizzazione? Questo deve essere il sergente Marciana, altrimenti conosciuto come Arizona 2 del... Signorina, basta. Sono Jane Livingston, Global News. Bene. Mi dica, signorina, come fa a sapere il mio nome? Intercettiamo le vostre frequenze radio, sergente. Che cosa? Ascoltate le nostre frequenze radio. Ho sentito tutto quello che vi siete detti col suo superiore. Devo dire che ho molto apprezzato il suo spirito di iniziativa. Rischiare l'arresto per soccorrere dei soldati senza autorizzazione. Lei è un uomo coraggioso. E lei è molto gentile. Però siccome la situazione, signorina, qui è molto tesa, non si possono fare riprese, chiaro? Sì, invece. Ho appena parlato col suo superiore e ci ha dato l'autorizzazione. Aspetti, con chi? Col capitano Dubois. E quando? Poco fa. Lei ha parlato con Dubois? E come ha fatto, scusi? Me lo dica. Ho chiamato al comando. Abbiamo tutti i vostri numeri, sa? Anche quelli segreti. Gli ho detto che poteva scegliere. O autorizzava lei a tornare sul posto a fare il suo dovere e me a filmare l'operazione di soccorso, oppure avrei raccontato nel notiziario delle 17 quello che avevo appena sentito sulla vostra frequenza radio. Ecco come siamo finiti qua, tutte e due. Mi faccia capire. Non è stato Dubois a ordinarmi di tornare qui. Signorina, lei sta dicendo che Dubois mi ha rimandato in questo posto solo perché lei lo ha ricattato? No. Diciamo che l'ha inchiodato. Non è facile procurarsi gli scoop, sergente. E quando si presenta l'occasione, non bisogna lasciarsela scappare. Comunque lo chieda direttamente a lui, lo chiami a comando se non mi crede. Certo, rimane qui. Arizona 2, sono sul posto, signore. Sì, certo, siamo dovuti intervenire, ma adesso tutto è tranquillo. Però, signore, oltre all'artificiere c'è bisogno di altri uomini qui. Certo. Ho capito. E allora come devo comportarmi con questa troupe televisiva? Sembra non essere al corrente di tutto, signore. No, signore, guardi, io non ho fatto nessun giochetto, ho semplicemente cercato... Va bene. Certo, signore, agli ordini, mi scusi. Sì, signore, agli ordini. Certamente. Allora, che cosa dice Dubois? Che cosa dice Dubois? Cosa dice? Dice che vuole occuparsi personalmente delle operazioni di soccorso. Quello che gli interessa è soltanto farsi fare un bel primo piano. Pier, stai pronto però, perché tra poco arriverà un artificiere, sarà qui tra pochi minuti. Allora? Allora? Potete firmare. Magnifico! Grazie. Posso intervistare i soldati? Sì, certo, signorina, lei può intervistare i soldati. Però tenga presente che la situazione qui è molto tesa. Sarebbe meglio non girare troppo qui intorno, perché non sappiamo se ci sono delle mie in giro qua, di sicuro. Figlio di puttana l'ammazzo. Giù, fosse l'ultima cosa che faccio. Si può sapere che ti prende. Che mi prende? Gli ho risparmiato la vita e lui, hai visto? Ha tentato ad accopparmi col mio coltello. Tu come stai? Una festa, guarda. Prima mi sparo, poi mi sveglio su una mina. Poi quei coglioni blu invece di un artificiere portano la televisione. Io devo cagare e mi tocca sentire le tue puttanate. Come sto? Vabbè, cerca di star tranquillo. Cerca di star tranquillo tu. In mezzo alle rovine della guerra, in quella che viene chiamata terra di nessuno, stretta tra gli avamposti delle linee nemiche, ecco un drammatico simbolo dell'impotenza umana di fronte alla barbarie della guerra. Un soldato ancora vivo che giace su una mina e non può fare il minimo movimento per non saltare in aria. Vicino a lui due nemici, feriti, e
costrette a convivere tra queste macerie, in attesa che i caschi blu dell'Unprofor riescano a disinnescare la mina e a portarla in salvo. L'assurdità della guerra continua sotto altre spoglie. Cosa pensano questi soldati? Come finirà? Restate con noi e lo saprete. Jay Livingston, Global News, in diretta dalla Bosnia. Mi scusi? Posso intervistarla? Ufficiale. Posso avere una sua testimonianza? Per i telespettatori. Signorina. Signorina, ma che cosa fa? Signorina, dove credi di andare? Faccio un'intervista. Mi fermo qui. Rimanga lì. Un attimo. Rimanga. Non mi muovo. Vai, vai. Cosa può dire ai telespettatori di questa sua esperienza? Ma fai a farti fottere, va! Pazzo balcanico! Ma che cazzo stai facendo? Imbecille! Non prendere l'iniziativa. Qui sono io quella che decide, hai capito? Seguimi! Lei? Vuole una sigaretta? Vai. Senta, posso intervistarla? Dira? Si chiama Nino. Come si sente? È stanco? Sì. È stato lei a mettere la mina sotto l'altro soldato? Vaffanculo. Bastardo. Stoppa! Lasciamo. Finalmente è arrivato. Allora? Di chi si tratta? Ma come, scusi, non è stato messo al corrente? No, nessuno mi ha informato. Sono stato mandato qui in grande fretta. Mi ascolti. Abbiamo un problema. Abbiamo un soldato bosniaco sdraiato sopra una mina. Come? Sì, ha capito bene. Ha una mina sotto la schiena. Venga. Venga con me. Faccia attenzione, però. Allontanatevi, mi preparo. Bene, Pier, tu pensa a lui, ok? Vieni. E togliti le mani. Cazzo, fantastica. Senti un po', adesso basta. Senti, se non vieni con noi non corrici. Per favore diglielo al tuo amico, avanti. Non è mio amico. Lo so benissimo che non è tuo amico, ma cerca di convincerlo ugualmente, però. Forza. Hai sentito cosa ha detto? Se non usciamo non possono cominciare. Ah, sì. Non me lo devi dire tu quello che devo fare. Novellino. E allora crepa, stronzo! Cicci, almeno adesso, non rompere i coglioni! Controllati un po', ti prego! Ti prego. Tranquillo, Zera, tranquillo. Lo so quello che faccio. Sì. Ti aspetto al nostro bar. Ecco, la zona viene sgomberata e dà inizio alla delicata operazione di salvataggio. Questi uomini si incamminano verso la salvezza, ma si lasciano dietro il terzo militare, che giace pazientemente sulla mina, in attesa che l'artificiere dell'Unprofor gli salvi la vita. Per lui l'incubo non è ancora finito. Jenny Rickstar, Global News, in diretta dalla Bosnia. Pier, mi raccomando, tienili d'occhio. Io di occhi ne ho solo due. Li hai chiesti i rinforzi? Sì, certo, li ho chiesti i rinforzi, stanno arrivando, no? Aspetta.
Tutto a posto. Io comincio. Buon lavoro. Sai che è la prima volta che sono contento di vedere un pufo. Ok. Non ti muovere. Stai tranquillo. Io adesso do un'occhiata qua sotto. Sono tranquillissimo. L'importante è che sei tranquillo tu. Io sono tranquillo. Mi chiamo Helmut. Piacere, Sera. Scusa se non mi alzo. Senti, dicono che voi artificieri fate un solo errore nella vostra vita. Come va oggi? Ti senti in forma? Va tutto bene? No. Due. Due che? Due volte sbagliamo. La prima è quando scegliamo di fare questo lavoro. No. Buono? Tranquillo. Sono buono, voglio solo farti una domanda. Posso farti una domanda? Certo. Ah. Tu sei davvero neutrale? Che cosa? È una curiosità che ho su voi altri pufi. Perché mi sembra che sia molto chiaro come stanno andando le cose qui, no? Intendo dire come stanno andando veramente. E voi venite e siete neutrali. E va bene. Voi potreste spazzarli via in due giorni. Noi no. Noi riusciamo a malapena a difenderci, ma voi avete tutto quel ben di Dio, avete le divisioni, i carri, gli aerei, e siete neutrali. Cioè, sei neutrale. Oh. Io sto cercando di fare il mio lavoro, amico. Sono un artificiere, vorrei toglierti questa mina dal culo. Ho capito, ti ringrazio, ma ti interessa sapere chi me l'ha messa e perché? Oppure sei diventato indifferente a queste cose, ci hai fatto il callo, non te ne frega un cazzo e quando succedono ti volti dall'altra parte. No, perché se siete qui per dividerci, per evitare che ci massacriamo, guarda che non state andando tanto bene, caro mio Helmut. Tu credi che la cicogna porti i bambini? Eh? No. E puoi credere che un esercito porti la pace? Sì. Sai perché? No, dimmelo. Perché da noi i bambini nascono sotto i cavoli. No, non ti aspettare. I cavoli! Sei neutrale. Non conta niente come sono io. No, conta per me. Davvero. Per te, noi e loro. Siamo uguali. No. No,
Non siete uguali. Quindi tu non sei neutrale. Tu, Helmut, come ti chiami, non sei neutrale. Dillo. Davanti a certe cose non si può essere neutrali. Grazie, grazie. L'hai detto, eh? L'hai detto. Davanti a certe cose non si può. Certo. No, perché mi pareva strano, eh? Voi non siete neutrali, no, 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 non siete neutrali. Adesso resta da capire solo una piccola cosa, sai, Helmut? Perché li lasciate fare? Perché? Eh? Perché, per esempio, gli lasciate mettere le mine balzanti sotto i cadaveri? Guarda che quelli poi non sono neanche capaci di distinguere un morto da un vivo, perché me l'ha messa a me, che morto non sono. Guarda, parlo, eh? Helmut! Torno subito. Non ti muovere, stai tranquillo. Dove vuoi che vada, eh? Che succede, Helmut? Senti, ma è vero che si tratta di una mina balzante? Aspetta. Aspetta cosa? Aspetta! Questa è la mina che è sotto di lui. Sì, perché? Io non posso fare niente. Che cosa? Sergente Marchand. A rapporto, signore. È stato bravo, sergente. Mi ha incastrato. Adesso questa puttana può fare tutte le riprese che vuole. Spero solo che fili tutto liscio, perché se ci sarà anche un solo problema, sarà lei prima a pagare, mi ha capito? Abbiamo qui con noi il capitano Dubois che coordina tutte le operazioni. Signore, veramente ce l'abbiamo già un problema. Cosa? Capitano Dubois, considera questa una missione importante? Guardi, possiamo dire senza ombra di dubbio che per noi tutte le missioni rivestono una grande, grandissima importanza. Il nostro lavoro qui è di affrettare il processo di pace in questo tormentato paese. Senti, allora è proprio vero che non possiamo fare più niente? Quando il meccanismo è già innescato, con la mina balzante non c'è niente da fare. Quell'uomo è già morto. È vero che all'inizio non volevate intervenire e che a provocare l'azione sono stati i vostri soldati, stufi di aspettare. No, 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 credo proprio che lei si sbagli, signorina. È semplicemente un nuovo sistema di comando. Forse se mettiamo qualche cosa tra lui e la mina. Mettere cosa? Sì, non lo so che cosa, un contrappeso, no? E se funzionerà, in questo caso, allora le unità sul luogo avranno una maggiore autonomia. Magari possiamo trovare un altro artificiere che conosca meglio i meccanismi. Senti, chiamate chi volete. Dire a proposito delle accuse americane che i problemi interni a non proposito sono dovuti all'incapacità di muoversi dell'Europa. Queste accuse mi giungono del tutto nuove. Giudicate voi stessi, grazie. Credimi, chi ha messo questa mina l'ha già ucciso. Un Profor adempie perfettamente la sua missione. Adesso la prego veramente, mi lascia andare a lavorare, grazie. Grazie a tutti. No, capitano Dubois, mi scusi, ancora una domanda. Nessuno può fermare questo tipo di mina, non in queste condizioni. Allora? Che cazzo sta succedendo? Signore, la mina è impossibile disinnescarla. Che cosa? Cosa? Chi lo dice? Lo dice lui. Lui chi è? È l'artificiere, signore. Ha detto che quell'uomo è già morto. Io è dall'inizio che dico che questa faccenda puzza. Se adesso questa stronza scopre una cosa del genere, noi siamo fottuti. Allora, cosa faccio io? Ascolta, tu adesso torni là e fai finta di disinnescare quella maledetta mina. Dobbiamo guadagnare tempo. Scusi, sì, torna sì, sto... là. Torna là. È un ordine. Lei tenga occupata la stampa.
Cosa posso dire? È tutto a posto adesso. Basta! Basta, stai zitto! Sergente Marchand! Mi dica. Cosa sta succedendo? Il meccanismo della mina è molto complesso. Comunque, come può osservare, l'artificiere ha ripreso il proprio lavoro. Appena terminato vi informeremo. Possiamo avvicinarci? No, no, il capitano ha detto che... ha detto che per ragioni di sicurezza mi crede molto meglio stare lontani. Molto meglio. Spengi quella radio, avanti! Sì! Dai! E perché? Perché? Perché non siamo ad una festa qui, spengi! Forza. Ah, non è una festa questa? Non è una gran festa da ballo questa qui? Capitano Dubois, perché non balli anche tu, brutto figlio di puttana? Sera, la senti la musica adesso? Eh? La senti, cazzo? Forza! Venite a spingerla, dai! Forza, dai, che balliamo tutti assieme! Forza, spengila, cazzo! Benissimo che ti dispiace, ma credimi, hai fatto l'unica cosa che potevi fare, davvero, l'unica. Hai ripreso. Sergente! Andiamo, Pier. Signore, adesso che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Non faccia avvicinare la televisione per nessuna ragione. Tra pochi minuti sarà tutto finito. Finito, signore. Faccia silenzio. Silenzio. Prendete una barella. Metteteci l'attrezzatura dell'artificiere. E una coperta sopra. Come se fosse un corpo. Quel corpo. Però quella facciamola uscire prima che ci ripiomba addosso. Ma signore... Andate a preparare la barella. E aspettate me per muovervi. Forza, fuori. Sì, signore. E che cosa facciamo con lui? Sergente, ma che cosa vuole fare? Se ha un'idea migliore, me la dica, forza, forza. Signore, lei lo sa che io non ho un'idea migliore. Ma so che non possiamo lasciarlo lì. Noi abbiamo scelta? Per che cosa, poi? L'artificiere l'ha sentito anche lei, no? Quell'uomo è già morto. Capitano Dubois. Che intendete fare? Signorina, che cosa vuole che le dica? Lo vede bene anche lei che condizioni siamo costretti a lavorare, no? Il nostro obiettivo era il soldato sopra la mina. Noi siamo stati capaci di salvare almeno una vita umana. È salvo? Certo che sì. La mina sta per essere disinnescata, stiamo lavorando. Possiamo avvicinarci? Possiamo filmare? Io non avrei nulla in contrario, ma è necessario mantenere una distanza di sicurezza, capite? E poi il soldato è ancora sotto shock, dovremo trasportarlo immediatamente all'ospedale. Oh, naturalmente voi sarete i primi a essere informati quando sarà in condizioni di parlare.
Ascoltate. La conferenza stampa avrà luogo questa sera alle 22 in punto all'Holiday Inn. E lì sarò ben lieto di rispondere a tutte le vostre domande. Adesso però vi devo chiedere di sgombrare la zona. Io non posso garantire più a lungo la vostra sicurezza qui, capite? Sta calando la notte. Per favore lasciate il sito, grazie. Anzi, aspettate, ancora meno. Perché non vi spostate e vi preparate a filmare il soldato in barella quando sarà caricato sull'elicottero? Buona idea. Preparati. Molto bene. Allora, se siete già pronti, non perdete tempo, andate e ricordate la conferenza stampa, questa sera alle 22. Sì, grazie. Sergente Marchand. Ci vediamo. Allora, lei ce l'ha fatta a fare il suo scoop? Sì. Grazie. Gente, io non ho dubbi che lei a tempo debito sarà giustamente ricompensato. Chiami i comandi dei due militari uccisi e notifichi la loro morte. Poi faccia sapere all'esercito bosniaco che i serbi vogliono riprendersi la terra di nessuno. E ai serbi dica che la stessa cosa vogliono fare i bosniaci. Sì, adesso ho capito bene. Questo significa che qui tra poco ricominceranno i bombardamenti. Io lo so. Io lo so che cosa sta pensando lei, sergente. Ma sarebbe stata la stessa cosa. Non sarebbe cambiato niente. Ce lo ricordi, sergente? Mai ficcare il naso in affari che non ci riguardano.